Pig. E questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Papino. Peppa Pig. Lo spaventapasseri. Oggi Peppa e George sono andati a fare visita ai nonni. Ciao, nonno Pig! Nonno Pig! Oh, buongiorno Peppa, buongiorno George! Nonno, cosa stai facendo? Voglio abbellire il cortile con un'aiuola. Oh! Questi semi si trasformeranno in dei bellissimi fiori. Prima li distribuisco per bene sul terreno. Poi li ricopro accuratamente con della terra. Oh, che fine hanno fatto? I semi sono scomparsi. Ma che strano, eppure ero sicuro di averli appena piantati. È vero, nonno, l'ho visto anch'io. Beh, adesso non ci sono più. Pazienza, vorrà dire che ne userò degli altri. Come ti stavo dicendo, li distribuisco per bene sul terreno. Un uccellino sta mangiando i semi di nonno Pig. Ehi, vattene via, uccellaccio! Ah, ecco dove erano andati a finire i miei semi. Erano nello stomaco dell'uccellino. Altri due uccellini stanno mangiando i semi di nonno Pig. Oh, guarda! Ciao! Che cosa sta succedendo qui? Nonna Pig, gli uccelli si stanno mangiando tutti i semi che pianto. E noi stiamo cercando di mandarli via. Non serve proprio a niente inseguirli, tanto ritornano sempre, guardate. Abbiamo bisogno di uno spaventapasseri. Che cos'è uno spaventapasseri? Non è altro che un fantoccio fatto con la paglia, ma gli uccelli lo temono molto. È davvero un'idea fantastica, nonna Pig. Ci penso io a farlo. Venite tutti con me. Ciao, ciao, uccellini! Stiamo andando a fare uno spaventapasseri! Questo è il capanno degli attrezzi di nonno Pig. Qui c'è tutto quello che ci serve per fare uno spaventapasseri. Iniziamo! Ho bisogno di due rami e di un po' di spago. Li cercheremo noi! Peppa ha trovato dei rami e George ha trovato dello spago. Ottimo! Adesso legherò questi rami insieme ed ecco il corpo. Nonna Pig ha trovato della paglia e un vecchio sacco. Perfetto! Metterò la paglia dentro al sacco in modo da formare la testa. Adesso allo spaventapasseri servono dei vestiti. Qui dentro ci sono degli abiti vecchi. George ha trovato un vestito. Non va bene, George. Il signor spaventapasseri non vorrà indossare un vestito. Peppa ha trovato un cappotto. Sei stata brava, Peppa. George ha trovato un cappello. Bel lavoro, George. Questo spaventapasseri non ha la faccia. Hai proprio ragione. Potreste pensarci voi a disegnarla, vi andrebbe? Sì, che bello! George disegna gli occhi e il naso. Peppa disegna la bocca. Fantastico! Lo spaventapasseri è pronto! Urrà! Gli uccelli stanno di nuovo mangiando i semi di nonno Pig. Guardate, gli uccelli sono tornati! Non preoccuparti, Peppa, lo spaventapasseri li farà volare via tutti. Ha funzionato! Gli uccelli hanno paura dello spaventapasseri. Urrà! Ottimo! Ora i miei semi non verranno più mangiati da nessuno. Oh, nonno Pig, gli uccelli adesso sembrano molto tristi. Già, probabilmente hanno fame. È il motivo per cui ho portato questa. E che cos'è, nonna Pig? Una mangiatoia per uccelli. Nonno Pig, posso avere un po' di semi, per favore? Coraggio, uccellini, è ora di pranzo. Adesso possono mangiare i semi in pace. Evviva! Gli uccelli sono di nuovo contenti! Peppa è felice che nessuno mangi i semi di nonno Pig, ma è ancora più felice sapendo che gli uccellini non avranno più fame.